quando siamo arrivati, il bar era ancora, aveva ancora le perline, aveva un banco dove si teneva il totocalcio, e aveva ancora le vetrine vecchie. E dopo nel 1999 l'abbiamo rifatto, l'abbiamo un po' ammodernato e non avevamo la sala sopra, adesso c'è una sala superiore, ci stanno 80 persone dove facciamo molti rinfreschi di laurea. Vengono ogni tanto per ragazzo a suonare, dei ragazzi che vengono là, abbiamo fatto l'University Week, praticamente una settimana dedicata agli universitari con giochi e naturalmente col servizio bar e musica. Le pensiamo assieme, io e il mio socio, trovando magari fortunatamente con i ragazzi che vengono là, che insomma, hanno sempre mille idee, quindi bisogna sfruttarle e noi li appoggiamo sempre, i ragazzi che hanno delle idee buone e noi li appoggiamo sempre. La chitarra pesa, siccome ci piace la musica, infatti quando venite nel locale nostro la musica è sempre accesa e abbiamo messo a disposizione la chitarra per chi vuole suonarla, perché ci sono tanti ragazzi che suonano la chitarra però non se la possono portare a casa e se vogliono la prendono e la suonano e fanno compagnia, fanno bar, quindi è molto bello. Cerchiamo sempre di fare un cliente quando arriva si sente come fosse a casa propria, anche perché abbiamo ragazzi che vengono dalle altre regioni, dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Lombardia, quindi quando vengono lì è proprio che si sentono come a casa loro.